Yo sono C Untouchable e finalmente è finita la prima settimana del mio Small Account Challenge. Questa settimana abbiamo finito in positivo, sono in montagna da me adesso, nel weekend a riposarmi, le montagne, that's my house. E niente, vedremo insieme il review e oggi non c'è bel tempo, ma dentro si sta bene col fuoco. The next day. In verità volevo fare delle riprese in montagna da me, ma alla fine non ci sono riuscito perché la mia macchina fotografica mi ha giocato brutti scherzi. Ma sono back in Milano e faccio le riprese da Milano. Ricapitolandolo, questa settimana ho finito in verde, ho finito con più 403 euro e in pratica abbiamo fatto 6 trade e ne abbiamo perso solo uno, raggiungendo l'83% di vittoria. Ve l'avevo detto che sarei stato molto paziente nei miei trade e che avrei scelto con cura. Infatti negli small account, secondo me è questo l'importante, non ci possiamo permettere di sbagliare. Infatti bastava un altro errore per raggiungere circa il 70%, che per me non va bene. Vi voglio dire solo questa cosa, negli altri account dove ho diciamo più capitale, mi posso permettere di sbagliare, infatti anche come percentuale avrò più o meno il 70%. Però là, con altri tipi di risk management e con diciamo il lavoro che sto facendo va bene così. Però in questo small account non mi posso permettere di sbagliare. E adesso andiamo a fare il recap di quello che è successo venerdì. Questo venerdì ho fatto solo due trade. Uno su Moderna, uno su NIO. Sono andato tutte e due in short. E adesso andiamo a vedere Moderna. Vi metto qua sopra il trade che ho fatto. E andiamo a vedere la situation. Sono andato in short dove ho messo questa linea verde e sono andato out su questa linea rossa. Possiamo infatti vedere i minuti che sono a 15:52, che più o meno è qua, vedete? E l'altro a 16:07, che è tra questi due. In pratica sono quasi riuscito ad arrivare bottom di questo movimento. Vi voglio dire il perché. Intanto ho visto che era molto bearish, che stava andando un po' giù. E infatti siamo sul red side. Se vediamo il daily, vedete, c'era questo il giovedì, che stava andando molto in alto, ha toccato il picco e poi è andato tutto in giù. Questa è quasi, lo possiamo interpretare come un shooting star. E quindi ho pensato, magari il giorno dopo potrebbe essere il primo red day, cioè potrebbe essere di tradare sullo short side, sul back side. Infatti ritorniamo nei 5 minutes. E quello è quello che è successo. Non sono andato in short subito, perché non si sa, in questi giorni Moderna sta facendo cose pazzesche, quindi poteva comunque ritornare sul picco di una volta, ma ho visto che qua si stava molto indebolendo. Infatti possiamo vedere questa resistenza, qua, vedete? Questa è linea verde, è una resistenza, anche qua sembra quasi, vedete, che sta lavorando su questa linea. Bam, 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 e poi giù. Down. Appena superato questa linea sono andato in short e il mio out è stato in questo momento, perché qua avevo visto una resistenza e, per dirlo più precisamente, dobbiamo andare sull'un minuto. Perché ho fatto questa cosa? Intanto faccio pochi trade con questo small account challenge, quindi sono molto favorito in questa cosa, cioè posso vedere questi piccoli andamenti. Possiamo vedere qua cos'era? 15:52, siamo in questo momento, sì, vedete come spacca verso il giù, potente, però il volume siamo ancora basso, il volume di prima era ancora più forte, è per quello che io qua ho detto subito, ok, entro, e ho aspettato. Il mio stop loss era si deve vedere dal 5 minutes, però comunque era più o meno a questo livello, a 407. E qua, ok, breakdown, boom boom,
Qua abbiamo un bel lavoro che sta facendo, short, lavoro, esco a 16.07, cioè guardate dove sono uscito qua, 16.07, cioè proprio al picco, cioè dove è più basso, diciamo. Vedo questo shooting star, quindi molti potrebbero pensare, oh, quindi scende ancora di più, perché questo significa che è bearish, sta scendendo, ma per me no. Non è questo, perché qua vediamo questo volume che è molto alto rispetto a quello degli altri, potete vedere. Quindi ho pensato, qua secondo me il momento sta per finire. Infatti volevo controllare ancora di più. Ho visto questo volume che stava rientrando per respingere indietro. Ho detto, ok, allora qua dovrebbe risalire. Quindi sono uscito, in verità, devo dire sinceramente, volevo rientrare quando sarebbe risalito, perché secondo me era ancora molto bearish. Infatti vedete questa linea che avevo posto allora, pensavo che sarebbe risalito un pelino e poi sarebbe ricrollato a questi livelli. Questo non è successo e sono contento di non essere entrato e non sarei mai entrato perché potete vedere questo volume e questo movimento un po' choppy, e ho detto ormai l'andamento è finito. Infatti potete vedere che lavora su questa linea e siamo così. Questo è il trade che ho fatto su Moderna e NIO in verità è stato un break even, nel senso non ho guadagnato niente, ho guadagnato 20 euro, ma era diciamo per uscirne subito. Se non mi sbaglio, ora ve lo metto qua sopra, è che non ce l'ho sotto, ve lo metto qua sopra il trade che ho fatto. Penso di essere entrato a questi livelli forse. E mi sembra di essere andato in short. Sì, penso di essere andato in short a questi livelli. E cosa è successo? Ho visto questo andamento subito che andava giù, tutto il volume, ma ho visto che ormai si è consumato, cioè volevo fare lo stesso play di Moderna, in pratica da qua speravo che sarebbe sceso ancora di più, ma in pratica ho visto che stava diventando un po' debole e ho visto questo volume che stava entrando molto per respingere indietro, ho detto va bene, aspetto, ma poi non sono più rientrato, cioè sono uscito qua. E non sono più rientrato. Ovviamente dovevo rientrare a questi livelli, vedendo che sarebbe l'andamento che aspettavo su Moderna. Cioè io aspettavo proprio questo andamento, che sarebbe risalito un po' e poi sarebbe sceso. Invece avete visto come su Moderna non è risceso, ma su NIO potete chiaramente vedere che ha fatto quel movimento che mi aspettavo. E questo è tutto, e prossima settimana, ragazzi, andiamo più pesanti. E comunque sono soddisfatto, 403 dollari non sono pochi soldi e sono quasi, per esagerare, il 10% del nostro account. E sì, già! Yeah!